Si schianta con l'auto mentre sfida un amico, perde la vita un 24enne di Loria e il suo avversario indagato per omicidio colposo. Sospesi in Val Gares le ricerche di Luciano Bizzotto, il 55enne di Rosà scomparso da giovedì nelle montagne del Bellunese. Dramma e famina di Curtarolo, macellaio 35enne si uccide accoltellandosi al petto nella cella frigorifera. Polemica tra i residenti di Via Gobbia a Bassano, nessuno ci ha avvisati della disinfestazione. Condannata in Danimarca Arianna Baldo, la fotografa di Romano De Zelino che immortalò la mazzata delle balene. Bassano sconfitto 2-0 a Terni, dice addio alla Coppa Italia, successo del Cittadella sul campo del Teramo. Buonasera a tutti voi telespettatori, come avete sentito in apertura la cronaca, con una folle corsa tra amici finita in tragedia al servizio. Una sfida a tutta velocità, due potenti BMW 350 lanciate in pieno giorno e in pieno centro abitato lungo via Caprera Castello di Godego. Poi lo schianto, costato la vita a Mircea Timiș, 24enne romeno residente a Ramon di Loria. Poco dopo le 11.30 la sua auto si è schiantata contro tre lampioni della luce e uno dei platani che costeggiano la carreggiata, finendo per disintegrarsi. L'impatto è stato talmente forte da disseminare pezzi dell'auto per oltre 200 metri e provocare danni anche ad una vicina concessionaria. L'impatto fortissimo non ha lasciato scampo al 24enne. Mircea Timiș non indossava le cinture e nello schianto il suo corpo è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo. Illeso invece il suo avversario, anch'egli romeno, Daniel Mihali, 21 anni, residente a Fonte, che dopo lo schianto si è dileguato prima dell'arrivo dei soccorritori. Identificato grazie ad alcune testimonianze, il giovane è stato denunciato alla procura per omicidio colposo, omissione di soccorso e danneggiamento. Tutto per una folle corsa tra amici, costata la vita ad un 24enne. E solo la sorte ha voluto che accanto a questi fiori e a questa foto non ve ne fossero anche altre. Al momento dell'impatto la Castellana trafficatissima era vuota e nessuno transitava lungo la ciclabile. Pochi istanti e il dramma poteva trasformarsi in una vera e propria strage. Questa sera con noi abbiamo Tamara Bizzotto, capogruppo della Lega Nord in Consiglio Comunale. Buonasera, Tamara. Buonasera a voi. Allora, abbiamo visto subito il primo servizio, che è l'ennesimo incidente stradale. Allora parliamo di sicurezza sulle strade e sulla repressione anche di questi fatti. Sono fatti molto gravi, soprattutto quando coinvolgono giovani che si mettono alla guida o per follia ubriachi o sotto sostanze stupefacenti e provocano la morte molto spesso degli altri. Prima che di se stessi. Io mi auguro che trovi finalmente conclusione il procedimento per arrivare all'omicidio stradale, in modo tale che queste persone che provocano così tanti morti sulle strade abbiano tra virgolette una giusta punizione, perché non è possibile in uno Stato avere un far west nelle strade e avere un pericolo continuo per chi si dovesse trovare ad intercettare questo tipo di fenomeni. Quindi, e parliamo ancora di cronaca anche con il prossimo servizio. Si affievoliscono le speranze di ritrovare in vita Luciano Bizzotto, il 55enne di Rosà, scomparso nell'Agordino. Sono state sospese dopo 4 giorni le ricerche di Luciano Bizzotto, il 55enne di Rosà, scomparso giovedì durante un'escursione in Val di Gares, nel Bellunese. Come previsto dal protocollo, infatti, le ricerche organizzate dal soccorso alpino sono state interrotte fino ad eventuali segnalazioni. Stando a quanto riferito dal soccorso alpino, nella zona in cui si sono perse le tracce dell'uomo vi sono diversi crepacci, le speranze di trovarlo ancora in vita si assottigliano ora dopo ora. Aveva vissuto e lavorato a Thiene Rita Paola Marzo, 41enne, uccisa a Squinzano in provincia di Lecce con diversi colpi di pistola dal marito. Sergio Pagano, 45 anni, l'attesa fuori dalla casa di un'amica l'ha freddata prima di rivolgere l'arma contro se stesso e uccidersi. La coppia, che lascia 2 figli di 11 e 15 anni, si era data appuntamento proprio per parlare della loro separazione. 14 giorni di carcere convertibili in una multa di 4.020 euro. Questa è la condanna inflitta dalla giustizia danese ad Arianna Baldo, la fotografa animalista di Romano De Zelino, arrestata alle isole Faroe lo scorso 23 luglio assieme ad altri 4 attivisti della Sea Shepherd, mentre documentava la mattanza delle balene. L'accusa nei confronti della fotografa di aver interferito con la caccia non rispettando le 2 miglia nautiche di distanza imposta e aver disturbato l'ordine pubblico.
E parliamo di emergenza profughi, incontro a Sant'Orso tra il prefetto Eugenio Soldà, il questore Gaetano Giampietro e diversi sindaci della provincia, tra cui il primo cittadino di Bassano del Grappa, Riccardo Poletto. Un incontro per discutere sul protocollo che riguarda la ripartizione dei profughi, la proposta di uno ogni 1000 abitanti. Allora Bizzotto, voi come Lega Nord avete sempre dato un secco no alla questione dell'emergenza profughi. Sì, primo perché fino a che non vengono riconosciuti i requisiti non sono profughi ma sono clandestini. Sono degli immigrati che arrivano nel nostro paese, molti di questi non hanno titolo per rimanerci, sono immigrati economici diciamo, e quindi già questo dà un po' un quadro della situazione. Dopodiché è impossibile per qualsiasi Stato sobbarcarsi il peso di migliaia e migliaia, lo vediamo tutti i giorni che sbarcano, anzi non sbarcano, andiamo a prenderli di fronte alle coste libiche e li portiamo in Italia, addirittura le navi di altri Stati li portano in Italia, quindi questo non è un'emergenza perché è da anni che dura e questo sistema non è un sistema di fare accoglienza, questo vuol dire creare disagi e anche problemi nei territori in cui forzatamente vengono inserite queste persone, perché poi vediamo che tanti sindaci stanno lamentando dei problemi e hanno dato un secco rifiuto alle richieste del prefetto. E per quanto riguarda come ha voluto il nostro sindaco Riccardo Poletto dare dei lavori socialmente utili ai profughi che già sono nel nostro territorio, voi come la pensate? Noi siamo contrari perché ci sembra tanto un sistema per far fare qualcosa, non è questo il modo. La prima cosa che il sindaco dovrebbe chiedere insieme a tutti gli altri sindaci è di non mandare più clandestini e di accelerare tutte le pratiche sia di rimpatrio che di accertamento dei requisiti, poi chi ha i requisiti può essere studiato un piano per accoglierli e farli integrare, quindi chi scappa da guerre, che ha realmente necessità di fuggire dal proprio paese. Qui siamo in uno stato di far west completo. Questi arrivano, non c'è nessun controllo, continuano ad essere scaricati sui comuni e i sindaci devono far fronte, magari mettendo mani alle casse dell'amministrazione comunale, oltre a tutto il pacchetto diciamo, economico che proviene da fondi europei e fondi statali, perché chiaramente c'è una parte anche che dà l'Italia, quindi è una situazione completamente fuori controllo a mio avviso. Ed ora andiamo in via Gobbi a Bassano, dove ci sono stati degli interventi di disinfestazione della zanzara tigre, ma denunciano alcuni telespettatori, nessuno ha avvisato i residenti. Non abbiamo sentito nessuno che ci ha avvisato, hanno detto che hanno messo degli annunci su Facebook, ma cioè noi Facebook non lo guardiamo mica. Sostengono di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale i residenti di via Gobbi che hanno chiamato Rete Veneta. Per loro la disinfestazione disposta in via precauzionale dal comune è stata una totale sorpresa. Un intervento che è stato deciso dopo la segnalazione dell'ULS di un caso di febbre dengue, una patologia esotica, prognosi benigna, trasmessa da una zanzara tigre nel corso di un viaggio all'estero. Non hanno detto niente, hanno avvisato solo gli abitanti di via Monsignor Negrin, che sono davanti al muro del distretto sanitario. Tra le precauzioni da adottare in questi casi si raccomanda di restare in casa con finestre e porte ben chiuse, sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria, tenere al chiuso gli animali domestici, raccogliere la verdura e la frutta degli orti e proteggere le piante con teli di plastica. Quindi, dopo la disinfestazione, lavare armati di guanti, mobili su pellettili, giochi dei bambini, più in generale qualsiasi cosa sia potuta venire a contatto con l'insetticida. Qua e là ha funzionato il passaparola, sostengono i residenti di via Gobbi, grazie ad informazioni apprese un po' per caso. Sono stato avvisato da un amico, quindi ho avvisato tutti quelli del mio condominio. Non si usa più avvisare i condomini e le case con il megafono, però sarebbe utile che facesse un giro la macchina qua intorno, oppure, non so, mettere dei foglietti come mette l'Enel quando stacca la corrente, fare una cosa così, insomma. E con questo servizio c'è l'ennesimo problema di mancata comunicazione tra comune e cittadini. Sì, su eventi di questo tipo, quando serve anche una certa velocità, credo che il sistema migliore sia proprio quello del classico foglietto nella cassetta delle lettere, anche perché mi risulta che sia stata una, forse due vie interessate da questa azione, quindi era programmata, bastava due giorni prima mettere un foglietto di avviso così le famiglie sapevano regolarsi, anche perché questo tipo di disinfestazione richiedeva anche l'accesso nelle aree private, quindi era opportuno che i cittadini fossero informati preventivamente.
Anche per una questione di sicurezza, visto che sono disinfestanti. Sì, anche perché poi queste sostanze che sono state sparse comunque vanno a toccare eventualmente giochi dei bimbi, l'abbiamo sentito nel servizio, animali domestici, se fossero stati in giardino, ci sono tutte delle precauzioni da tenere, tant'è che erano stati avvisati, quelli che sono stati avvisati, di chiudere le finestre, di chiudere i climatizzatori, quindi insomma qualche disagio c'è, ci poteva essere e l'informazione era assolutamente dovuta. E prosegue anche oggi il nostro viaggio tra il degrado della nostra città. Ecco cosa voi telespettatori avete segnalato alla nostra redazione. Quella che vedete è via Portici Lunghi. Siamo a Bassano, a pochi metri dalle piazze. E questo è il degrado che da mesi ci segnalate voi telespettatori. Scritte e graffiti sparsi ovunque, sulle pareti delle abitazioni e sulle vetrine dei negozi. Immagini poco edificanti che si aggiungono ad un problema più volte denunciato dai residenti della zona, schiamazzi e musica ad alto volume fino a tarda notte. E la situazione non è migliore neppure in via Pusterla, non lontano da dove dovrebbe sorgere la tanto contestata centralina idroelettrica in riva al Brenta. Nel canale che fiancheggia il fiume galleggiano bottiglie di plastica, lattine di birra, sacchetti di immondizie. Il tutto accanto a quella che da sempre è la spiaggia dei bassanesi. La responsabilità ovvio è di chi abbandona i rifiuti o imbratta le pareti, ma una città che pretende di essere chiamata turistica non può certo mostrarsi in questo modo ai suoi visitatori. Allora, in Curia Bassano, come lei stessa aveva annunciato anche nei nostri telegiornali qualche giorno fa. Sì, purtroppo i fenomeni continuano a ripetersi di diverso genere, perché vediamo, passiamo dalle immondizie lasciate per una giornata intera in bella vista in zone centrali e di passaggio per i turisti, tra l'altro zone quasi obbligate, tipo la via Gamba per accedere al Ponte degli Alpini, piuttosto che le scritte, piuttosto che tante altre cose. Diciamo che manca un'attenzione, sono veramente piccole cose, però se nessuno ci mette mano e le affronta, queste piccole cose si sommano e alla fine danno l'immagine di una città che è poco accogliente o comunque non lascia un'impressione positiva. Vorremmo veramente che l'amministrazione vivesse forse un po' di più la città. A me fa un po' sorridere sentire un assessore che dice: io ogni giorno attraverso il Ponte Vecchio per accedere agli uffici comunali, allora non vedi la mattina alle 8:30, alle 8, il mucchio di rifiuti? Prendo in mano il telefono, c'era qualche sindaco o qualche assessore in qualche altro comune che chiamava subito all'ordine. Ci sono delle situazioni che anche se viste vengono lasciate lì e questo non va bene per una città come Bassano, anche perché abbiamo visto dai dati che purtroppo Bassano non ha avuto un aumento delle presenze turistiche a dispetto della media nazionale, dove comunque sono stati segnalati dei flussi in aumento, in ripresa. E su una questione del degrado chiediamo anche a voi telespettatori una vostra opinione attraverso il nostro TG Linea Aperta di questa settimana. Degrado ed incuria, mandate le vostre denunce come sempre ai numeri che state vedendo in sovrimpressione. Ora siamo alla pagina dell'Alta Padovana. Ed è lutto oggi a Curtarolo. Ieri Andrea Facco, 35enne, macellaio del supermercato Famila, si è ucciso con un coltello nel cuore. È chiuso a lutto oggi il supermercato Famila di Curtarolo. Ieri qui dentro Andrea Facco, 35enne di San Giorgio delle Pertiche, si è tolto la vita, probabilmente a causa di una delusione d'amore. L'uomo lavorava al Famila come macellaio da qualche giorno, dicono gli amici, era triste, affranto. Dal suo profilo Facebook si capisce che era l'amore a dargli pena. Sul suo diario pubblica la foto di un cuore che diventa un pugnale infilato nel petto di una donna. Quel pugnale invece Andrea l'ha puntato contro se stesso. Ieri mattina l'uomo era andato al lavoro per il turno domenicale. Ha atteso che i colleghi si allontanassero per la pausa pranzo e lui, che si trovava negli spogliatoi, è rientrato prima nel reparto macellerie e poi nella cella frigo. Qui ha preso un coltello da carne e se l'è piantato nel petto. Una collega, rientro dalla pausa, lo ha trovato steso a terra, pancia in su, immerso in un lago di sangue. Sul posto, prima i carabinieri della stazione e poi i colleghi del nucleo investigativo. La stanza è stata subito transennata e il supermercato chiuso con tutti i clienti dentro, perché sulle prime non si poteva nemmeno escludere l'ipotesi dell'assassinio. Alle 17 circa ogni dubbio è stato dipanato, si tratta di suicidio, Andrea ha fatto tutto da solo. Domani mattina ci sarà l'autopsia disposta dalla procura per obbligo di legge. I familiari però non si danno pace, Andrea non si sarebbe mai ammazzato, ma al momento, almeno per gli investigatori, non vi sono elementi che facciano prendere in considerazione l'ipotesi dell'omicidio.
E mentre stiamo andando in onda a Cittadella, in corso una riunione dei sindaci dell'Alta Padovana. All'ordine del giorno la grave carenza d'organico del corpo che aveva fatto temere una chiusura della sede distaccata di Cittadella. Quanto è concreto il rischio di una chiusura definitiva del distaccamento di Cittadella dei Vigili del Fuoco? Allora, a seguito della nostra denuncia di carenza del personale e progressive chiusure temporanee, le pressioni dei sindaci della zona hanno determinato il fatto che ci sia una rassicurazione da parte del comando che non verrà chiusa se non in casi di calamità rilevanti la sede di Cittadella. Il fatto è che il caso si ripercuote anche nella sede centrale, in quanto comunque per garantire un'apertura completa e continua della sede di Cittadella, la sede centrale andrebbe un po' in carenza. Che cosa vi aspettate, che cosa chiederete nel corso dell'incontro di questa sera a Cittadella? Allora, l'incontro di questa sera è determinato, servirà per portare alla politica regionale e di conseguenza alla politica nazionale una revisione delle piante organiche di tutta la regione Veneto, in quanto sono state tagliate nel corso degli anni e non garantiscono uno standard di soccorso adeguato alla comunità europea. Siamo ancora al discorso dei tagli, purtroppo anche a Bassano con questo problema dei tagli abbiamo visto il Tribunale di Bassano che si è dovuto accorpare a quello di Vicenza. Voi cosa pensate? Doveva restare qui a Bassano, ma adesso che soluzioni possiamo trovare? C'è il discorso del Tribunale della Pedemontana, sarà una cosa positiva? Sarà assolutamente una cosa positiva e darà la risposta a un territorio che lo sta chiedendo a gran voce, quindi io ho molta fiducia nel percorso che verrà fatto grazie anche al sostegno del governatore Zaia su questo tema. Ho letto oggi la notizia che in Friuli Venezia Giulia hanno aperto uno sportello a Tolmezzo a supporto, perché anche lì il tribunale è stato accorpato. Noi però puntiamo ad avere il tribunale, vogliamo ad avere il tribunale della Pedemontana, perché va a servire una zona molto ampia, moltissimi comuni, e darà una risposta in termini di efficienza e di velocità, cosa che adesso assolutamente non c'è. E parliamo ora di sport. È finita l'avventura in Coppa Italia del Bassano Virtus, i giallorossi hanno perso 2-0 ieri sera a Terni e devono dire addio alla competizione. Bel successo invece del Cittadella sul campo del Teramo, i Granata che hanno superato gli avversari per 2-0 si qualificano ora per il terzo turno. Sabato 15 affronteranno l'Atalanta. Io ringrazio allora Tamara Bizzotto, perché siamo arrivati al termine del nostro telegiornale, e grazie per essere stata qui ospite con noi. Grazie a voi e buona serata a tutti. Vi ricordo invece, prima di salutarvi, l'appuntamento questa sera con il cinema di Rete Veneta. A partire dalle 21.05 vi proponiamo il film I figli del secolo, una commedia con protagonista la coppia Jerry Lewis e Dean Martin. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci.